Questa sera a Imprese Possibili parleremo di biotecnologie per ambiente. Qui con noi per parlarcene do il benvenuto al signor Lorenzo Altheimer, amministratore delegato dell'azienda. Grazie e benvenuto. Buonasera. Buonasera e do il benvenuto anche alla signora Carla Dalla Rosa, responsabile ricerca e sviluppo di BBA Ecotech SRL di Melzo. Buonasera. Buonasera, allora partiamo dal signor Altheimer, dalla storia dell'azienda, quindi quando nasce questa azienda e so che in realtà nasce con un altro nome. Esatto, nasce nel 1997 come Daltec, società commandita semplice, è una società che da subito si rivolge all'ambiente e alle tecnologie per la depurazione. Quindi da subito va ben chiaro lo scopo. Sì, esatto. Siamo nati con precedenti esperienze nel campo della chimica tradizionale, ma il pensiero era già a una società che lavorasse per il green, per la depurazione delle acque, discarico, depurazione dell'ambiente. Perfetto, quindi nasce nel 97 e i successivi step avvengono ovviamente negli anni. Nel 2005 cosa accade? Nel 2005 realizziamo un brevetto per utilizzare i nostri prodotti che sono a base di microrganismi e applicarli sul tissue, cioè sulla cartigenica, quindi creare un prodotto che vada a depurare le acque di scarico utilizzando un gesto quotidiano che è quello legato all'utilizzo della carta. Esatto, poi nel 2006 nasce BBA Biotech. Nasce BBA Biotech per commercializzare il prodotto per il nostro brevetto, il BATP, Biologic Tissue Active Paper. Ecco, e andando avanti negli anni, quando nasce quella che è oggi l'azienda? 2 anni dopo nasce la BBA Ecotech, che assorbe con Global le altre aziende, creando un'unità unica a Melzo, in provincia di Milano, dove abbiamo la produzione e gli uffici commerciali e amministrativi. Ecco, quindi soffermiamoci appunto sul presente, quindi parlando di BBA Ecotech. Qual è il vostro core business? Il nostro core business è legato a tutto quello che riguarda la depurazione, dalle acque di scarico per l'industria, dove sono i prodotti che ci hanno fatti nascere, quindi prodotti proprio per gli impianti di depurazione di industrie particolarmente problematiche, inquinanti, petrolchimico, farmaceutico, alimentare, dove le acque reflue hanno all'interno grandi quantità di inquinanti e noi collaboriamo con i nostri microrganismi per renderle nuovamente utilizzabili. Bene, grazie. Adesso passiamo alla signora Carla e addentriamoci proprio nei vostri prodotti. Sì. Avete diverse linee che sono tutte bio, giusto? Sì, dunque abbiamo 2 linee principali di prodotti, okay. Una linea bio e una linea deo che noi chiamiamo per neutralizzare i cattivi odori. Entrambe le linee sono costituite da prodotti completamente naturali. La linea bio si avvale delle biotecnologie. Biotecnologie intese come lo sfruttare l'attività di particolari microrganismi per ottenere dei risultati. Mm-hmm. Le biotecnologie risalgono, l'uso delle biotecnologie risale agli anni più antichi, già nel 6000 avanti Cristo i Sumeri o gli Egiziani utilizzavano le biotecnologie per fare l'aceto, per fare il vino, il pane. Chiaramente non sapevano che questa attività era legata a dei microrganismi. Ed è stato solo con l'invenzione del microscopio che si è visto che esistevano questi microrganismi e che attuavano dei processi fermentativi che davano dei risultati. Noi utilizziamo queste biotecnologie tradizionali, quindi non avanzate, non ricombinanti, non geneticamente modificate, sono ceppi batterici selezionati, puri, che svolgono attività ben specifiche e svolgono queste attività producendo degli enzimi. Questi enzimi vanno a degradare la sostanza organica. Noi
praticamente misceliamo questi ceppi in base alla diversa applicazione e sfruttiamo la loro attività specifica metabolica nel degradare le sostanze organiche. Quindi in ambito di contaminanti come possono essere degli idrocarburi avremo delle miscele particolari che attuano nella degradazione di questi composti particolari. In caso di grassi, come diceva Lorenzo, in ambito di un'industria alimentare avremo delle miscele particolari che sono in grado di degradare i grassi. E i microorganismi sono il vantaggio di utilizzare questi microorganismi è che esplicano la loro attività in continuo, nel momento in cui si attivano, finché c'è sostanza organica, loro agiscono. A differenza, non si fermano mai. Non si fermano mai, esatto. E il loro processo di depurazione prosegue anche nello scarico. Se noi puliamo un pavimento con un detergente che contiene microorganismi probiotici, quindi benefici, sicuri e tutto quanto, e vuotiamo poi, dopo aver effettuato la pulizia, vuotiamo l'acqua di scarico nello scarico, i nostri microorganismi continueranno a lavorare, a ripulire anche gli scarichi e a continuare quel processo di depurazione naturale che porta poi a un'acqua reflua più pulita. Certo, e insomma il vostro continuo lavoro, la vostra continua ricerca e sviluppo vi hanno portato anche ad avere dei brevetti. Esatto, abbiamo, sì, diciamo che la ricerca e l'innovazione è un po' il punto chiave della nostra strategia anche per posizionarci in modo differente sul mercato. I nostri due brevetti, uno ne parlava Lorenzo, è il BATP, Biologic Active Tissue Paper, è questa miscela di microorganismi sempre benefici, sicuri, che viene applicata sulla carta igienica e che consente di trasformare quello che è un gesto quotidiano in uno stile di vita sostenibile, perché appunto sfruttiamo questi microorganismi per fare depurazione biologica partendo direttamente dallo scarico di casa. Ecco, e a proposito di sostenibilità, sì, io vi chiedo solo una cosa, quanto è importante per voi la sostenibilità? Tantissimo, tantissimo. Noi offriamo sempre, la nostra missione è quella di cercare soluzioni alternative alla chimica tradizionale, che però siano in grado di garantire lo stesso risultato e la stessa efficacia. Ecco, però non mi svelate troppo, no, sulla sostenibilità, perché so che approfondirete in futuro il discorso, sì, ma non diciamo di più. Va bene. E per quanto riguarda invece consigli da dare agli altri imprenditori, a chi vuole fare questo mestiere? Beh, sicuramente puntare sulla qualità, puntare sulla ricerca, la qualità, essere quindi curiosi, essere proattivi, cioè cercare di recepire il cambiamento come una risorsa, come un'opportunità per migliorarsi, piuttosto che viverla passivamente. E poi, oltre al discorso della sostenibilità che vabbè affronteremo, quella di uscire un attimo dalle logiche del profitto a tutti i costi e magari appunto focalizzarsi su prodotti più sicuri, di qualità, come dicevo, per essere più competitivi sul mercato. E soprattutto pensare in maniera globale. Pensare in maniera globale, non chiudere i nostri confini nel nostro piccolo mondo, ma uscire. Perché ci sono veramente molte opportunità, ci sono finalmente per quanto riguarda la categoria dei nostri prodotti sta aumentando la sensibilità ai probiotici, sta aumentando la sensibilità a prodotti naturali, quindi è giusto sfruttare questa possibilità, insomma. Bene, allora io vi auguro buon lavoro. Grazie. E ringrazio tantissimo per essere stati con noi il signor Lorenzo Altheimer, amministratore delegato dell'azienda. Grazie. Grazie. E grazie anche alla signora Carla Dalla Rosa, responsabile ricerca e sviluppo di BBA Ecotech SRL di Melzo. Grazie. Grazie a voi. Grazie. E voi rimanete qui perché abbiamo ancora tantissime imprese possibili da scoprire insieme.